Vorresti fare video dirette, insomma, farti vedere sui social e comunicare quello che è il tuo messaggio, ma in qualche modo sei timido, hai paura del giudizio e non ti senti proprio a tuo agio a metterti davanti alla telecamera? Bene, all'interno di questo video andremo a vedere tre semplici trucchetti da applicare sin da subito per poter iniziare a girare i tuoi primi video. Ciao, io sono Mico Sentino e se sei interessato ai temi del crescita personale, business online, marketing e vendita, iscriviti al canale, ma cosa ancora più importante, attiva la notifica, attiva la campanellina, così sarai avvisato sempre dell'uscita di nuovi video. Partiamo dal punto numero 3. Riposiziona te stesso in riferimento al pubblico che andrà a vedere il video che stai creando o che andrai a creare. Una delle cose peggiori che puoi fare quando devi metterti di fronte alla telecamera a girare un video è pensare che le persone dall'altra parte non faranno altro che giudicare te per quello che dirai, per come lo dirai e per il lessico che utilizzerai all'interno ovviamente di quello che è il contenuto che andrai a creare. Mi spiego meglio, non devi avere paura che dall'altra parte ci possano essere delle persone pronte a giudicare tutto ciò che dici, perché le persone che giudicano ci saranno sempre e comunque. Io ricordo quando ho iniziato, ormai era il 2012-2013, ho iniziato a fare i primi video selfie, credo di essere stato uno dei primi, se non il primo in Italia, a fare video selfie in giro per strada col bastone selfie, quando ancora non c'erano le live, non c'erano le dirette, e io in questi video condividevo semplicemente ciò che leggevo, studiavo, apprendevo sui libri di crescita personale. All'epoca non facevo ancora business, facevo solo il nuotatore, e quindi amavo lavare il mio cervello positivamente per creare una nuova credenza potenziante all'interno del mio subconscio che mi permettesse poi in futuro di riuscire ad avere successo. E quindi io leggevo tantissimo e avevo capito di fatto che per interiorizzare alla perfezione queste letture dovevo condividere con il mio pubblico, che all'epoca non avevo, per poterle fissare proprio come concetti all'interno della mia mente. Quindi io leggevo ad esempio un libro, facevo un po' un riassunto all'interno della mia mente, oppure mi venivano in mente i punti salienti e creavo un video mentre passeggiavo per strada e tutti mi guardavano. E ti sto parlando del 2012-2013, quando ancora se ti facevi i selfie a foto la gente ti vedeva male, figurati i video quando passeggiavi per strada. Nonostante questo però sapevo che era la direzione giusta, avevo anche io paura del giudizio. Ricordo benissimo il primo video che pubblicai, dissi: madonna, adesso i miei compagni di nuoto mi prenderanno per il culo, e in effetti così è stato. Ma sai qual è la realtà? Che anche oggi, con tutto il successo che ho e con tutto il successo che abbiamo, con le milioni di persone che abbiamo all'interno dei nostri canali social che guardano i nostri contenuti, comunque sia c'è gente che mi prende per il culo, c'è gente che insulta, c'è gente che attacca, ma dall'altra parte c'è gente che ama il contenuto, che mi segue, che condivide, che fa vedere magari ad un amico il video che ha visto grazie a me. Il discorso è molto semplice: chi ti vedrà dall'altra parte è comunque qualcuno che di norma non ha il coraggio di fare ciò che fai tu. Quindi riposiziona te stesso come esperto nei confronti di chi ti sta guardando. Fermo restando che potrebbero esserci persone molto più esperte di te, ma non è un problema. Tu sei qua e loro sono qua per il semplice fatto che tu ci stai mettendo la faccia, ti stai facendo il culo e loro sono gli spettatori. Tu sei quello che entra in Champions League a giocare, loro sono quelli seduti sul divano che magari possono anche dire: oh, ma che coglione, guarda, ha sbagliato il tiro. Sì, ma intanto tu sei sul divano. Secondo punto, parla come se fossi davanti ad un tuo amico al bar alla terza birra. Che cosa vuol dire? Una delle problematiche che ci sono nel momento in cui devi creare contenuto e devi girare dei video magari in telecamera è che magicamente, per quanto tu possa aver studiato tantissimo l'italiano, magari per quanto tu possa essere coltissimo, ti intopperai perché sbaglierai i verbi, ti intopperai perché in qualche modo cercherai delle parole complesse per condire di cultura il tuo contenuto e queste cose ti bloccheranno. Quindi la cosa migliore da fare non è parlare in maniera forbita, ma è parlare come se stessi parlando ad un amico al bar. Io in questo momento sto girando questo video e non mi sto facendo nessun tipo di problema, cioè sto parlando con te come se fossi davanti a me. Quindi io ho davanti la tua immagine in questo momento e ti sto parlando, so benissimo quello che potresti pensare o che non potresti pensare, ma in qualche modo sto cercando di comunicare con te senza filtri. Questa è una delle cose più importanti da fare, perché ti aiuterà ad andare fluido, ma cosa ancora più importante, ti aiuterà a tirare fuori tutto quello che hai dentro la testa per poterlo dire, per potergli quindi dare voce. Il primo trucchetto è quello di rilassarti
E qua le persone diranno: oh sì, mica è arrivato il fenomeno, rilassarmi, se fosse così facile lo avrei già fatto. Scrivimi qua all'interno dei commenti quante volte ti è successo di metterti davanti alla telecamera e mentre stavi iniziando a parlare in qualche modo ti sei bloccato, ti sei dimenticato che cosa dovevi dire. Oppure quante altre volte ti è successo magari di impappinarti, di bloccarti, di riprovare più e più volte e a un certo punto lasciare perdere e mandare tutto all'aria. Tranquillo, è successo a tutti, è successo anche a me. Ma devi tenere in considerazione una cosa. Quello che voglio farti capire quando ti dico che devi rilassarti è che devi pensare che comunque quando vai a girare dei video, i video si possono cancellare, si possono tagliare, li puoi modificare, se c'è qualcosa che non ti piace la puoi rifare. Fino a che non pubblicherai quel video, nulla accadrà. Quindi non preoccuparti, parla, sii rilassato, non ti sta vedendo nessuno dall'altra parte. So che anche se vedi un obiettivo e questo obiettivo ti fa paura, pensi già che ci sia qualcuno pronto a giudicarti, ma non c'è, non ci sarà fino a quando non pubblicherai quel video. Rilassati, lasciati andare, perché è l'unico trucco che puoi utilizzare per riuscire veramente a tirare fuori quello che hai, dargli voce e far sì che in qualche modo impatti nel pubblico che ti guarderà, perché inizialmente saranno poche persone, poi saranno sempre di più, sempre di più, sempre di più, e tu arriverai ad avere migliaia e migliaia di persone che guardano i tuoi contenuti solo se apprezzerai la singola persona che inizialmente ti guarda e il singolo video che inizialmente avrai pubblicato. Questa è la cosa più importante di tutti, quindi rilassati, non ti preoccupare, gira i tuoi video, ma comincia ad esercitarti davanti alla telecamera, perché nessuno è mai morto girando un video davanti a un obiettivo.